Salve casalinghi, bentornati a questo nuovo video del signor Malto. Dopo la prima parte dedicata alla ricetta fatta per i kit, oggi vediamo come fare una ricetta in E+G. Benissimo, andiamo a iniziare con questa seconda creazione di ricette. Dopo aver parlato di come creare una ricetta con kit e utilizzando un foglio di calcolo, il calcolo degli zuccheri estratto da un programma Excel, oggi invece utilizziamo il web per fare la ricetta, di estratti più grani e più G. Andate sul web, battete sulla ricerca Brev Online, vi si apre una maschera di questo tipo. Naturalmente, la prima volta che cosa dovete fare? Dovete registrarvi, registrati, quindi inserire il vostro username, password. Naturalmente, io non faccio la registrazione adesso perché ho già un account, vi faccio vedere direttamente il mio. Allora, qua voi vi si aprirà, dopo che vi siete registrati, vi siete loggati, vi si apre una pagina, questa pagina. Naturalmente non avrete ricette qua. La prima cosa che dovete fare è andare su Nuova ricetta. Cliccate su Nuova ricetta e vi si apre questa maschera dove avete tutti i parametri da inserire per creare la vostra ricetta. Innanzitutto un nome, chiamiamola, non so, in onore della birra facendo, della fiera birra facendo e più G. Dovete selezionare uno stile, nel senso, selezionando lo stile vi dà la possibilità di avere dei parametri, cioè vi dà un'indicazione su quali parametri dovete stare per la vostra ricetta. Io vi consiglio di andare, prima di iniziare a fare delle ricette, potete andare a cercare le guide linee del BJCP, vedete, che sono queste. Questo è l'organo internazionale, è un'associazione americana che ha tirato giù le guide linee per raggruppare i vari stili. Potete o cercare direttamente all'interno, vedete, quindi stile guide linee, beer style guide linee, e vi si apre il foglio, è un foglio in PDF dove sono raggruppate tutte le birre che sono state codificate in questa guida. Qua la guida è in inglese, qua ci sono alcune argomentazioni principali e poi andando avanti una lettera e poi comincio con tutte le birre, vedete, American Light Ale deve avere, queste sono le impressioni generali, l'aroma, che aroma deve avere, storia, carattere, lo stile, i parametri, questi sono importanti, i parametri in cui la birra deve rimanere, un esempio delle birre commerciali, gli ingredienti, che caratteristiche devono avere. Quindi questo per tutte le birre, diciamo, conosciute, ed potrebbe essere un ve lo guardate, vi date un'occhiata, vedete un pochettino la birra che volete fare, scegliete, diciamo, i parametri e vi fate già un'idea di quali sono gli ingredienti che dovete utilizzare. C'è la possibilità di JCP in italiano per quelli come me che sono un po' handicappati con l'inglese. Trovate, adesso vediamo un attimino, vedi, questo è quello più vecchio, però almeno avete un'idea di è tradotto e quindi potete avere in italiano, vedete, questo è l'indirizzo da inserire nella barra del browser, e avete, diciamo, vedete, qua c'è già indicazione su che ingredienti utilizzare per questa birra, ecco, vedete, fiocche, eccetera, eccetera, che tipo di luppoli addirittura inserire. Non è che dovete fare una birra in stile, diciamo che questo foglio con le indicazioni, addirittura anche l'acqua più o meno, che caratteristiche deve avere, questo vi serve un pochettino per orientarvi in una certa direzione. Poi voi col tempo saprete sicuramente sorpassare queste linee guida e farvi la birra che meglio vi piace. Questo era semplicemente per farvi vedere cosa si intende per selezionare. Facciamo una blonde ale. Una birra molto semplice, selezioniamo il tipo, abbiamo detto E+G, quindi qua nel tipo selezionate E+G. Questa è l'acqua che mettete nella pentola. Adesso noi abbiamo una pentola dove di solito le cocche in E+G che abbiamo fatto, abbiamo utilizzato 11 litri, quindi metterò 11. I litri del fermentatore di solito sono sempre 23, l'efficienza nell'E+G è 100%. Niente, andiamo a inserire i malti. Allora, di solito nell'E+G si utilizzano un estratto base, diciamo, metteremo il light, extra light secco, mettiamo un 3 kg di light e poi inseriamo tutta una serie di malti caratteristici per fare questa birra. Essendo una birra chiara, essendo una birra americana, va molto bene il gusto biscottato, quindi potremo mettere il biscuit come, diciamo, come malto speciale, potremo metterne un duetti. Forse. Vedete, comunque qua siamo già andati oltre, quindi allora ne mettiamo
2000 per rientrare, diciamo, nella categoria. Poi inseriamo ancora qua magari il Carapils per la schiuma, Carapils anche qua un duetti. Poi magari potremmo inserire qualche fiocco, inseriamo qualche fiocco, fiocchi d'orzo 100 grammi. E poi se volete possiamo inserire, adesso magari qualcuno storgerà il naso, ma per dare un po' di caratteristiche particolari, è una blondale, qualcuno mi prenderà per pazzo, ma un 50 grammi di black malt, sia per dare colore, quindi per rientrare nella categoria del colore, sia per quanto riguarda dare un pochettino di carattere, un po' di aroma a questa birra. Quindi ricapitolando, abbiamo messo due etti di extra light, quindi una birra leggera, 200 g di biscuit, 200 g di Carapils, 100 g di fiocchi d'orzo e 50 g di black malt. Naturalmente, come dovete usarli? Perché dovete portare, quindi facciamo un profilo mesh, inseriamo una sosta di mesh, anche se non è proprio mesh, a 70 gradi per 60 minuti, dove metterete in una sacca il biscuit, il Carapils, i fiocchi e il black malt macinati, li metterete all'interno di questa sacca, li metterete dentro la vostra pentola con 11 litri di acqua, dipende da 11 litri, io dico ho messo 11 litri perché che poi ci deve stare tutto, ci deve stare 2 kg di extra light, e quindi se avete una pentola piccola magari mettetene solo, non so, 5, ecco. Mettete questa sacca con dentro questi grani macinati, li lasciate un'ora a 70 gradi per l'aroma e il colore. E comunque sono malti che non necessitano di mesh perché cedono solamente aroma e colore. Dopo l'ora e 70 minuti tirate fuori la vostra sacca con i grani e buttate dentro i 2 kg di extra light, lo sciogliete bene, portate in ebollizione e poi cominciate con le gettate col luppolo. Luppolo, essendo una birra chiara americana, si possono utilizzare luppoli americani, in questo caso si può, anche se utilizzato sia a volte sia per aroma che per amaro, direi di iniziare con il Sincoe come luppolo d'amaro, un 10 grammi, utilizzate come voi, ecco qua la questione del formato del luppolo dipende dalle, se avete una sacca per il luppolo potete utilizzare il pellet che sicuramente è molto più aromatico, se no, se non avete la sacca potete usare il fiore, il cono libero e poi lo filtrate prima di metterlo nel fermentatore. 10 grammi, mettiamo pellet, 60 minuti e vi dà quanto IBU cede questo luppolo dopo 60 minuti. Una quantità di 10 grammi cede 12 parti. Poi potete inserire un paio di luppoli d'aroma, io per una birra di questo tipo utilizzerei il Cascade, un 10 grammi a 15 minuti. Se la volete un pochettino un po' più aromatica potete fare 20 grammi a 15 minuti. E poi infine l'ultimo luppolo finale, l'ultimo luppolo d'aroma, potete scegliere sempre il Cascade. Cascade 30 grammi negli ultimi 5 minuti. Vedete che comunque ci ha ritornato un valore che rientra nel range dello stile blondeale. Quindi densità della birra 1042, densità finale inferiore a 1011, gradazione alcolica 4.2, IBU 20,9, EBC colorazione 9, e rapporto densità amaro 0,50, direi una birra perfettamente equilibrata. Passiamo ai lieviti, essendo una birra americana utilizziamo un lievito americano non invadente, possiamo utilizzare l'US05 per esempio, classico, oppure comunque io, così se dovete fare una birra beverina senza tanto, non una birra impegnativa, potete usare S05, siccome si tratta di un 4,2 di gradazione con una densità di 1040 a 23 litri, è sufficiente una busta. Profilo mesh abbiamo detto 70 gradi per 60 minuti i malti macinati. Poi abbiamo la bandierina della fermentazione, cioè della rifermentazione in bottiglia. La blondeale è una stile, diciamo, da 6 grammi litro. Qui avete la possibilità di inserire delle note riferite magari al processo di produzione. Una volta stabilita la ricetta non fate altro che salvare
e la birra vi finirà nelle vostre ricette. Ora c'è la possibilità, vedete, di creare delle altre cartelle, quindi su nuova cartella, e potete digitare, in questo caso c'è già E più G, fare una cartella e poi infilare dentro la ricetta, semplicemente andando su sposta in un'altra cartella, cliccate sopra, vi chiede la cartella di destinazione, voi scegliete E più G e la spostate, e invece di trovarla, diciamo, nella videata principale delle ricette, la ritrovate sotto alla cartella E più G. Abbiamo finito, penso di aver fatto cosa gradita a chi mi aveva chiesto, soprattutto in specifico la ricetta E più G. Ci vediamo la prossima settimana con la ricetta, per quanto riguarda una ricetta in all grain. Ciao a tutti e a presto.